Benvenuti sul mio canale Tutto dal Web. Lasciami un like se il video ti è piaciuto e attiva la campanellina per non perderti tutte le prossime news. In questo video parliamo del Grande Fratello VIP e NIP e di Alfonso Signorini, ossia lui venerdì scorso ha presentato i sei concorrenti che mancavano per completare il cast del GF ed è stato poi il turno suo, ossia Claudio Roma. Il conduttore ha parlato del giovane e del suo passato in carcere. Alfonso, infatti, ha spiegato che il ragazzo anni fa è stato arrestato perché era uno spacciatore, definendolo proprio così. E proprio nella giornata di ieri, nel pomeriggio, il GFino, quasi lacrime, si è sfogato con i compagni e ha dichiarato che Signorini avrebbe dovuto stare più attento con le parole, soprattutto usando il termine spacciatore. Infatti, parlando in giardino, dice così: ragazzi, voi non avete visto la mia presentazione? Ebbene, avete sentito cosa ha detto Alfonso su di me? Ecco, c'è una parola che proprio non doveva dire e gli altri dicono quella del carcere. No, quella va bene, dice, è la verità di quello che è successo. Mi riferisco a quando mi ha chiamato spacciatore, lì proprio non doveva farlo. Ovviamente il nuovo concorrente del GF ammette le sue colpe, però dice: non mi vergogno di nulla, però ragazzi c'è modo e modo di dire le cose. Ci sto male perché a casa ci sono persone che mi vedono, ci ho pensato qui dentro più volte, anzi ci penso sempre. In quel momento non ho nemmeno reagito perché mi sono bloccato, mi sono fermato perché avrei reagito troppo male altrimenti. Adesso vi posso dire che vi ho salutato e non riuscivo nemmeno a stare tranquillo perché il mio pensiero era sulle parole e su come mi aveva definito Alfonso. Adesso poi magari riusciremo a spiegarci. E voi che cosa ne pensate? Avete seguito la presentazione di Claudio? Scrivetemelo giù nei commenti. Iscriviti al mio canale e io ti aspetto come sempre. Ciao!